everybody, this is Fergal Kavanagh. Benvenuti a Tune Into English, la spiegazione della vostra canzone preferita insieme a Speak Up. E ragazzi, oggi una giornata d'inverno freddo, sogniamo California, California dreaming on such a winter's day. Ecco, la canzone è del 1965 dai Mamas and Papas. I neosposi John and Michelle Phillips vivevano in un appartamento freddo freddo a New York e dicevano: sarei molto meglio se fosse a Los Angeles, ad LA. E quindi canta usando nella prima strofa interessante questo solo il verbo essere. Inizia: all the leaves are brown, tutte le foglie sono marroni, and the sky is grey, e il cielo è grigio. Ecco due esempi del verbo essere, to be, nel present simple. Poi dice: I've been for a walk, quindi usa il present perfect, ma qua secondo me sbaglia perché doveva dire il past simple. I went for a walk perché fa riferimento ad un momento particolare, non solo della sua esperienza generale nel passato. La terza riga è un esempio perfetto del second conditional, perché dice: I'd be safe and warm if I was in LA. Sarei sicuro e al caldo se fosse a Los Angeles. Una situazione che purtroppo non è possibile al momento. Il second conditional would più il passato. Quindi ragazzi, molto interessante questa canzone e ci fa veramente sognare con un po' di calore on such a winter's day. Quindi tune into English insieme a Speak Up. Ragazzi, sogniamo insieme. California dreaming.